Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video. Questo è un video haul truccoso perché vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto alla Fiera dell'Estetica a Roma. Allora, ci sono andata un giorno solo quest'anno e ho comprato tutti i trucchi. Quest'anno devo dire che c'erano più cose truccose, gli altri anni era sempre più. Allora, mi pare c'era uno stand solo per i capelli, come quest'anno, che erano sintetici, tipo extension sintetiche, e 2-3 per il trucco e tutto il resto era unghie. Cioè, andavo uguale, pure quest'anno si era tutte unghie perché mi piace proprio l'ambiente di salave, di quelle che fanno i massaggi, unghie, cose, vabbè, tutto quello che riguarda il beauty a me mi piace, quindi ci andavo a priori, però sono stata più contenta perché c'erano più cose di trucco. E quindi niente, vi faccio vedere quello che mi sono comprata. Allora, innanzitutto sono passata alla Cinecittà Makeup perché mi do ripia e polveri di riso. Calcolate un barattolino così ci fate una vita e mezza. Io ne ho finiti 6 in 4 anni e mezzo, calcolando che li uso sia per lavoro che per uso personale. Quindi me ne sono andata a prendere altre due. Ho preso la tonalità 2 che ha il sottotono giallo. La preferisco a quello col sottotono rosa. Perché per lavoro un po' di polvere mi è rimasta, quindi 2-3 vasetti di diverse tonalità, quelle per uso personale mi erano finite, quindi me ne sono prese due. Pagate, allora, prezzo normale stanno 18 euro l'una, le ho pagate 10. I prezzi in fiera sono aumentati, però tipo 2 anni fa stavano a 9, vabbè, cambia in euro però. E quindi niente, e poi mi sono presa due ombretti in polvere luminosi, allora il 10 e il 31, sono tutti e due bianchi con diverse perlescenze. Questo va sul blu, non lo vedrete mai dalla videocamera, però ve lo dico io, e questa va sul rosa. Molto molto belli. Ah no, scusate, il contrario. Beh. Che poi sarebbe un blu rosa e questa va sul verde. Cioè, ho fatto una confusione totale, ma anche perché ho le luci sparaflesciate, non ci vedo più niente. Poi. Aspetta, quella la dico dopo perché la storia è curiosa, affascinante. Allora, sono passata alla Mesauda, che praticamente lì alla Mesauda lo stand sono tutti amici miei, li conosco da tantissimi anni e mi hanno regalato tutti i nuovi rossetti, tutta la linea nuova dei rossetti, cioè io felicissima, anche perché adesso ho deciso che truccherò la bocca. Accetterò il vostro consiglio di non farmi sempre le labbra nude e di sperimentare i rossetti colorati e accesi. Solo che De mio sono amante più degli occhi, cioè mi piace più truccare gli occhi, però ho calcolato una cosa. Teoricamente funziona che se carichi gli occhi la bocca è più naturale e viceversa. Visto che a me l'occhi mi piace truccarli, ho deciso che caricherò tutte e due, quindi mi truccherò sia tanto gli occhi che tanto la bocca perché tanto non mi dispiace. E quindi niente, ho tutti sti rossetti. Vi faccio vedere prima le matite perché mi hanno regalato un sacco di matite labbra. Aspettate, questo va da qua. Allora, mi hanno regalato un sacco di matite labbra che magari poi vi faccio di piano piano nei Get Ready With Me o nei tutorial, perché ora inizierò a fare i tutorial, perché ho un periodo abbastanza calmo della mia vita, quindi posso fare più video. E queste sono le matite che sono le Forever Lips. E poi vi faccio vedere tutti i rossetti. Ah no, c'ho anche una matita nera, perché insomma devo caricare quel famoso cassetto delle matite nere che è stato vergognoso. Se avete visto il video della postazione make up sapete di che sto parlando, c'ho una marea di trucchi e zero matite nere ed è una cosa molto vergognosa, vabbè. E niente, faccio dei rossetti, vi dico il numero perché qualcuno c'ha qualche nome strano, non vorrei fare qualche gaff. Allora c'è lo 06 magenta, bellissimo. Cioè, soprattutto su chi c'ha capelli biondi, cioè il top del top, una Barbie che cammina. Lo 01 nude. So, rossetti in odore, che è una cosa che preferisco piuttosto a quelle puzze pesanti, perché poi il rossetto va qua, quindi va a diretto contatto con il naso. Se il rossetto puzza, fai così e ti dà fastidio. Invece no. Questo c'è, raga, proprio Barbie. Cioè, avete presente la Barbie? La Barbie è questo. Questo rossetto è tutto.
E questo è lo 05, si chiama Shocking Pink, ma d'altronde non si poteva chiamare altrimenti. Questo è lo 08, un nome carinissimo che si chiama Peony, fatto così 08, che è un... Allora, se vedete il colore qua è diverso da quello che sembra qua. Qua sembra un ciliegia, qua sembra tipo un corallino. Non so, però è più realistico quello che vedete del rossetto. Questo è Cool Pink 03. Però vedete, raga, a me l'occhio mi butta sempre sui chiari, non ci posso fare niente. Però mi impegnerò, mi impegnerò. Questo è Delicate Rose, Delicate Rose. Vabbè, vi dico il numero perché questa è già stata un'eclatante figura di merda. Allora, 04. Questo è lo 04. Poi c'è il 7. Questo, raga, mi piace un sacco perché è sempre tipo di quella tonalità di rosa del Prismy. Questo è Plum ed è la tonalità del rossetto scuro che piace a me, sto vinaccia così borgogna. Cioè, quello tipo mi piace, anzi pure più scuro, più è scuro più mi piace. Poi c'è il 9, che questo è un nome allucinante, infatti non ve lo dico. Poi c'è il Coral, che appunto si suppone sia un corallo, ma a me sembra più un rosso aranciato. Cherry, che è rosso ciliegia. Poi c'è Peach, che è pesca. Il color pesca io lo amo tantissimo da usare l'estate, non so perché con l'abbronzatura e le lentine chiare mi piace tantissimo. Poi c'è Skin, che è lo 02, sempre un nude. E l'ultimo, l'11, Bloody Red. L'avrò pronunciato bene? Non lo so. È fatto così. Io ho fatto così. È il colore questo. Fatto così, siamo fatti così, siamo tutti fatti così. Allora, poi sono andata alla Inglot. Inglot che comunque ci sono andata anni e anni fa quando è uscita a Roma e poi non l'ho più trovata. A parte, vabbè, dove era andata mi pare era San Giovanni. Non so se l'hanno chiusa, che non la vendono più, o so, io non sono andata più a San Giovanni, però non l'ho più comprata. Mi sono vista lo stand lì, ho detto wow, la mia vita! E ci ho speso 54 euro. Quindi adesso, se vi interessa, vi dico pure i prezzi. Allora, l'ho tolti già dalle scatole perché sennò era un macello. Che fondamentalmente per 54 euro io non ho comprato niente. Però vabbè. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che mi hanno regalato questa cialdina piccolina di ombretto, che è la 296. Ed è un colore strano perché non si capisce se è un rosso o se è un marrone. Forse è un marrone rossastro. Boh, però carina. E poi c'ho un campioncino de base, de base viso, un primer viso. Allora, io de mio ho comprato tre cialdine e due contenitori. Allora, questa qua fatta così, che sarebbe la polvere pressata mattificante. Allora, ho visto mattificante, ho detto la voglio provare, ma incuriosito subito. L'ho pagata, ho perso quello scontrino, l'ho pagata 14 euro. Ho preso il colore 306 perché c'era scritto new, quindi era un colore nuovo. E poi, visto che sono abbronzata, non era manco tanto chiaro, perché se mi avvio chiara mi sbianco e quindi è tutto inutile. E ho preso questo e ci ho preso anche il contenitore, pagato 7 euro, che è quello con la calamitina, anche perché non mi piace comprare la cialdina fatta così, quindi mi compro sempre la scatola. Comprando sempre la scatola, ho preso questa a 7 euro, dove all'interno ci vanno due di queste. E l'ho presa tipo perché è ottima per fare il contouring e c'ha i due colori che mi servono a me. Questo qua è il 509 e, se non sbaglio, se non ho sbagliato, è la stessa tonalità di uno. È
Vabbè, praticamente avete visto, c'ho la palette, de Mulac, per il contouring, ho tutte terre e cazzi vari, sempre sto cazzi vari c'è di mezzo. E niente, è un colore, cioè, non so spiegare. Allora, è il colore, è uno dei colori che mi era finito in qua palette. E quindi l'ho ripreso, e ho ripreso un colore chiaro. Per illuminare, quindi ho ricreato una mini palettina da contouring con i colori che mi servono. Yeee! Ci vuole tanto, mia no, però vabbè. E queste qua le ho pagate 13 euro l'una. E questi erano i miei acquistini Inglot. Poi, a uno stand ho preso un beauty. Allora, se vi ricordate, tipo la dimensione del mio beauty da lavoro è molto più grande di questo. Questo qui l'ho preso perché mi piaceva. Allora, sono andata con la mia amica Naomi. Io inizialmente l'avevo preso rosa confetto con tutti i brillantini, quei brillantini che vanno sul bianco, verde, rosa, quelli tutti così. Ma quel beauty piaceva a lei. E lei fa: no, vabbè, non me lo prendo. Io avevo capito era perché non c'era un altro rosa. Allora io ho detto: no, vabbè, mo prendilo tu. Questo rosa io me lo prendo fucsia. Perché a me comunque mi piaceva anche fucsia, se non di più. E quindi io ho ceduto il beauty rosa. Il beauty. Io odio non fare video per un po'. Perché poi far fuglio non si capisce niente. Ma una vita faccia fa youtuber? E quindi niente, vabbè, moneta da favola, l'ho preso fucsia, mi piace tantissimo, ho pagato 30 euro e l'ho pensato tipo, se, che ne so, se magari devo fare un viaggio e voglio fare la mia porca figura da persona molto figa e molto in, portarmi il beauty con tutti i miei trucchi dentro, con creme, cose così. Quindi ho preso questo beauty e poi mi piaceva proprio da avercelo. Cioè, magari saranno pure quelle cose che non usi mai nella vita, ma ce le devi avere. Io ce lo volevo avere. Poi l'ultima cosa che ho comprato in fiera era al bancone dei napoletani. Sì, sono tutti napoletani lì e ci vado ogni anno perché hanno veramente belle offerte e cose veramente sfiziose da comprare. Ho comprato le pinzette per le sopracciglia e le ho pagate o 3 o 5 euro. Sono tutte fucsia. Le ho prese anche a mia madre, solo che a mia madre gliel'ho già date, quindi stanno giù di sotto, e sono quelle con la punta quadrata. Io invece uso quelle con la punta storta. Qua mi viene un dubbio: voi che pinzette usate? Le usate storte? Storte o quadrate? Ho sputato, è partito uno sputo, spero non si sia visto perché non era carino. E poi mi sono presa un bibitone de fango contro la per trattamento contro la cellulite, pagato 15 euro di sta marca qua. Ho preso sto fango che dice che stendere uno strato sottile di prodotto sulle parti da trattare, lasciare in posa circa 20 minuti, è consigliabile per aumentare il potere. Avvolgere la zona con una pellicola trasparente, rimuovere con acqua o spugnette inumidite. Allora, praticamente ho comprato il fango perché c'ho la cellulite. Allora ho detto: ah, mi lamento sempre di questa cellulite, ma se mai inizio a fare qualcosa, mai mi si toglie. Nel caso si toglie, cioè se mai si toglie, no? Allora ho detto: vabbè, mi sono segnata in palestra. Vabbè, mi sto più ai bibitoni col drenante dentro che ho comprato tipo un coso in farmacia che metti nell'acqua e ti aiuta a drenare. Ieri ho preso sta tutta una piscina a macello. E hashtag mia pisciona. E quindi ho detto: vabbè, associata a una dieta, alla palestra, a quel coso che bevi, insomma, che drena i liquidi con tisane e cose così, associato ai fanghi, poi mo vedrò se andrò a fare qualche massaggio, voglio vedere se funziona. Perché la mia teoria è: sta cellulite comunque è fastidiosa, anche bruttina, insomma, è piacevole. Se leva, no, non penso che se leverà mai, però se come si dice? Oddio, mi servirebbe tipo una persona che mi sta qua e mi suggerisce parole che non mi vengono. Se no, affievolisce. Se migliora la situation è meglio. Se non si migliora dopo tutti gli sforzi bellici che sto sostenendo, mi metto l'anima in pace e dico: cavolo, c'ho cellulite, ce l'hanno tante persone.
cicciarcazzo, se dice così. Quindi chi se ne frega. Allora, gli acquisti della fiera sono finiti. Però, vi volevo far vedere degli acquisti che ho fatto oggi all'OVS, perché volevo un po' di cosine Essence. Anni e anni fa, quando io ho iniziato a fare... No, quando io ho iniziato a fare video, no, perché Essence è uscita dopo. Però, anni e anni fa, quando ancora andavano di moda le review monomarca, andavano un sacco queste della Essence, e a me piaceva un sacco guardarle, perché la Essence era una marca nuova, era una marca low cost, cioè aveva sempre nuove collezioni, quindi... Quando le ragazze andavano a comprare i trucchi, compravano tipo un bustone mega immenso con tutte le collezioni diverse. A me piaceva un sacco guardarle, stavo così. E poi le facevo anche io. Quindi ho detto, vabbè, visto che tanto che non ci vado, ci sono andata. E tra l'altro ho trovato un OVS vicino casa che è sempre fornitissimo. Infatti, io felicissima, non potete immaginare. Allora, mi sono comprata questa crema mani. In realtà non è che vado pazza per le creme mani. Io sia le labbra, visto tipo i burri cacao, li compro perché mi piace avere il burro cacao, mi piace sniffarli e tenerli là. Però non soffro di labbra secche e non soffro mai di mani secche, a parte una settimana ogni inverno. Cioè una settimana poi mi passa da sola pure senza che ci metta la crema. E quindi però l'ho comprata perché mi piaceva troppo odore. Cioè qualcosa di indescrivibile, raga. E se volete vi dico pure i prezzi, non mi potete rispondere, però vi dico pure i prezzi. Allora, 2,99 euro crema mani, edizione limitata, non so se la trovate, perché non è che ci sto tantissimo dietro a queste edizioni limitate. Io quando vado là ne trovo 3-4 tutte insieme, quello che mi piace mi pio. Mi sono comprata uno smaltino Essence Soft Matte da aggiungere alla mia numerosa collezione, e è il 47, cioè ragazzi, se vi leggo il nome di questo smalto vi tagliate. Vava Wom, cioè, ma perché la Essence dà questi nomi ambigui, questi nomi buffi? Allora, lo smalto in questione l'ho pagato, mi pare 1,99. Sì, 1,99. Poi mi sono ripresa lo struccante bifasico, che se cercate uno struccante bifasico che costa poco ed è buono, ve lo straconsiglio. Lo uso praticamente da anni. L'ho pagato 2,49 euro. Poi mi sono presa un mascara, quelli con lo scovolino ciccione, perché mi piace, uso questi qua per amalgamare le ciglia mie alle ciglia finte. E raga, vi giuro, io faccio, e manca di che, insomma, ho le ciglia mie normali, uso le ciglia finte, ma faccio un uso spropositato de mascara e ne ho finite tipo un sacco ed ero rimasta con zero di questi coscolino ciccione. Quindi ho detto no, assolutamente devo tornare a comprare. Infatti ero andata da Essence maggiormente per comprare questo. Allora, questo qui l'ho pagato 2,89 euro. Il pennello non ve so di quanto l'ho pagato, perché c'hanno il codice a barre, io leggo il codice a barre. Però diciamo che quando ho rivisto tipo la busta, stavo giù di sotto, allora io ho dato da buttare a mia madre, perché qua abbiamo la differenziata e mia madre sta invasata come non si sa che ha differenziata, quindi ha buttato tutto subito. E il pennellino non lo so, ma comunque costa tutto molto poco. Mi piaceva perché uno non ce l'avevo, e poi guardate che figo il manico, è molto strano. Poi mi sono presa una matitina da sciaca, 1,99 euro, che ho presa pure a mia madre, nera, sempre per la storia di riempire il cassetto delle matite nere. Ho preso questo qui che è un rossettino barra burro cacao colorato, che vi dirò, quando io vado di corsa o quando vado in palestra non è che mi metto a mettere il rossetto, perché un minimo mi trucco, perché cioè, un po' sto sci mette paura la gente, cioè mi metto una base leggera, il mascara e un burro cacao, un rossettino tipo questi che è leggermente colorato, e ho preso la tonalità appunto nude colore 03, pagato 2,99 euro. Poi mi sono presa sto contouring eyeshadow set, che praticamente ho detto, invece di portarmi appresso la cipria, mi porto sia questo che c'ha, sia illuminante, scusate no, cipria terra, sia illuminante che a terra. Quindi se mi devo ritoccare qua, ho la mia fantastica pallina che odiate tutti,
detto mi porto questo che è piccolino. Questo qui l'ho pagato 3,19 euro. Poi mancano altre due cose. Allora, c'è un blush pagato 4,19 euro che è bellissimo, cioè io sono follemente innamorata dei blush di Essence. Uno perché hanno sempre un odore di vaniglia che ogni volta che sniffi ti viene da magnatteli. Cioè colorano ma non rimane effetto Heidi, cioè sono molto morbidi, cioè una polvere leggera che si sfuma bene e ti dà subito quell'aria sana all'incarnato, che quindi pure se stai in punto di morte, ti metti quello già sembri a pieno della salute, quindi mi piace un sacco. E niente, io ogni volta che vedo blush essence me lo devo comprare. E poi ho comprato questa cosa qui di Shaka pagata 4,99 euro, cioè fondamentalmente io non so che cosa ci metterò, a che cosa mi può servire un astuccetto del genere, ma era così adorabile che mo sono dovuto comprare e ci sono andata rota. Cioè sembrano tipo quelli dove metti i gabuchi, però vabbè, ci puoi mettere i sordi, i rossetti, tutto, tutto. Mi piaceva. Se voi conoscete qualche negozio che vende queste, cioè proprio queste cose, questi astuccetti mini quadrati così, fatemelo sapere perché io ne voglio tanti, di tutti i colori, è diventata la mia nuova ossessione. Guardatelo, 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 guardatelo. E poi l'ultima cosa che vi devo far vedere, che ha una storia curiosa, affascinante, è questo. Stava nelle cose al 50% di sconto, cioè anche questo è un cosetto, dentro ci metti le cose. Allora veniva 5,99 euro, quindi 6 euro, con 50% di sconto 3 euro. Ho detto vabbè, lo pio, qualcosa dentro ci metterò. Partita dal fatto che è carinissimo fuori, dentro c'ha tre contenitorini che si sa che ci va dentro, però erano carini. E quindi ho detto vabbè, per 3 euro è carino. Arrivo in cassa, cioè raga, voi non ci crederete, ma io ho pagato questo, ho pagato questo, la bellezza di 1 euro, cioè quindi io gasatissima per il mio super affare, che non so che cosa ci farò, ma è adorabile. E quindi niente, questi erano i miei acquisti favolosi, favolosi e top. E niente, questo è il video, questi sono i miei acquisti, e spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, perché non credo che vi possa essere utile, però più siamo in compagnia, meglio è. Fatemi sapere se avete qualche consiglio, qualche dritta da darmi sulla cellulite. Cellulite, ti odio. Che poi fondamentalmente non è cellulite, è ritenzione idrica. Però se avete qualche consiglio, qualche dritta da darmi, io sarei molto felice. E poi, insomma, se qualcuno ha il problema mio, basta se legge i commenti dei consigli che danno le altre, un po' aiutarsi tutto a vicenda. Ci aiutiamo tutti quanti perché siamo una grande famiglia. E niente, io vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video e ciao, tanti cari saluti.